il professore Vigo si diverte a iniziare tutte le sue presentazioni con qualche piccola dotta citazione. E qui abbiamo Trilussa. Allora, nella lezione di oggi cerchiamo di fare, di dare qualche rudimento di statistica che ci è utile per il corso di misure. Ovviamente lungi da noi farvi lezioni di statistica, insomma la statistica è una materia che poi ripescherete in molte altre insegnamenti successivi, perché sono strumenti molto utili nella pratica industriale. Per quanto riguarda le misure, penso che abbiate già capito dalle lezioni di Vigo come il processo e la misura sia tutto tranne che qualcosa di deterministico. Nel senso, se voi ripetete più volte la stessa misura dello stesso misurando, ottenete ogni volta dei risultati diversi. Se voi salite la mattina sulla bilancia e vi pesate, vabbè, in questo forse c'è un po' di deformazione professionale, io mi peso, poi riscendo e mi ripeso un'altra volta, dice, ma così, forse non è una buona tecnica per dimagrire, ma comunque è un meccanismo con cui voi tramite, vedremo, misure ripetute riusciamo a quello che è il nostro obiettivo, cioè stimare il misurando. Misurando penso sia un termine che già Vigo ha utilizzato, nel senso misurando vuol dire la grandezza che devo misurare. Abbiamo anche capito che mentre tutti quanti voi sapevate che una misura era un numero e un'unità di misura, nel senso se vi chiedono quanto siete alti, tutti quanti voi sparate un numero del tipo sono alto 1,80 m, sono alto 1,70 m, 1,85 m, quindi date un numero e un'unità di misura. Avete anche capito che viceversa per noi, per un ingegnere, la misura è di fatto un intervallo di valori, non è un numero, è un'unità di misura, è un numero più o meno un qualche cosa che abbiamo iniziato a chiamare incertezza di misura. Ok? Vuol dire che per me una misura è un intervallo di valori. Se andiamo a prendere le definizioni che troviamo nelle norme, questo intervallo di valori, le norme dicono, è dove cade il misurando. Quindi quando io dico che la mia misura è 1,80 m più o meno 2 cm, intendo dire che la mia altezza è tra 178 cm e 182 cm. Però se andate a vedere le definizioni, non dice che certamente la mia altezza cade tra 178 e 182. Dirà, dicono le norme, che il misurando cade in questo intervallo con un certo livello di confidenza. Cioè iniziamo a capire che proprio nella definizione stessa di misura c'è una aleatorietà, c'è una indeterminazione, c'è una che in questa definizione si traduce nel cosiddetto livello di confidenza. Capiremo poi durante il corso che cosa si intende per livello di confidenza, già magari diremo qualcosa già oggi. Però ci fa capire che se proprio la base, cioè nel nostro corso che cosa faremo? Studieremo come calcolare le incertezze di misura e studieremo un po' di strumenti, cioè gli oggetti che ci danno le X. Quando io dico che peso 90 kg con una certa incertezza, dovrò capire come si calcola l'incertezza e quali sono gli strumenti che mi consentono di pesare. Se andrò a misurare tensioni, 220 volt più o meno 0
2 volt, dovrò capire questo 0,2 volt come lo capisco, come capisco se la misura è più o meno incerta, come capisco la dimensione di questo intervallo, e poi dovrò studiare anche gli strumenti che mi danno le tensioni, che mi danno le correnti, che mi danno pesi, temperature e quant'altro. Allora, questo per dire che il processo di misurazione è un processo che mi dà un risultato che non è appunto deterministico, ma ha una certa aleatorietà. Allora, piuttosto che noi avremo due strade, fortunatamente da un po' di anni è uscita una norma che si chiama ISO Guide, guida ISO per la determinazione dell'incertezza di misura, Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement, è una guida che mi insegna come calcolare U. U sta per uncertainty, perché quando andate a tradurre delle norme, le norme si scrivono in inglese, ancora c'è un certo potere nel mondo francese, per cui c'è sempre la traduzione ufficiale in francese, in italiano poi le andiamo a tradurre, traduciamo tutto ma non traduciamo i simboli, perché se traducessimo i simboli poi non capiremmo più nulla. Quindi per noi uncertainty vuol dire incertezza, ma nelle formule non mettiamo la I, perché sennò una formula scritta da un italiano non sarebbe capita da un inglese e così via. Qualche volta il professore Vigo scriverà la I, ma voi non... perdonatelo, perché continua a combattere questa sua guerra personale contro... io faccio impazzire il povero cameraman nel privato da una parte all'altra, ma... avrà gentilezza di rifare. Allora, vi dicevo, esistono due strade. Una strada che affronta la guida, io arrivo qua, vi porto la norma, 140 pagine di norma, e la leggiamo insieme. A questo punto molti di voi si suicidano, cioè la lettura di una norma è quanto di più pesante, perché per scrivere una norma si mettono intorno a un tavolo una serie di persone, si litigano sul singolo termine, trovano la frase più giusta per dire una cosa, ma non è un libro di testo, ok? Vi arrivano delle cose un po' dall'alto, arrivano, vi dicono la incertezza è fatta così, c'è un tipo A, un tipo B, c'è una formula per fare in questo modo, vi danno una ricetta. Allora noi dobbiamo, ed è la strada che seguiremo, viceversa, premettere un po' di basi statistiche che daranno una giustificazione a perché queste persone, quando hanno deciso come si calcola U, hanno messo una formula piuttosto che un'altra. Ok? Quindi questo è il motivo per cui apriamo questa parentesi su una cosa che sembra non entrarci nulla, ma vedremo che comparirà quando entreremo all'interno proprio della parte più viva del corso. Terminologie abbastanza, dovrebbero essersi abbastanza note, cioè un evento deterministico è un evento che si presenta sempre nello stesso modo, mentre un evento aleatorio è un evento che segue delle leggi, ma si presenta di volta in volta con valori diversi. Abbiamo capito che per noi effettuazione di una misura è tipicamente un evento aleatorio. Se io ho una certa, quando io sto misurando, quando io sto pesando Giovanni Betta, e Giovanni Betta tra due pesature effettuate dopo pochi secondi non ha cambiato la sua massa, tra la mattina e la sera, tra un giorno e l'altro, ovviamente può variare il mio peso, ma se io mi peso ripetutamente dopo pochi minuti, il mio peso non varia. Allora perché ottengo risultati diversi? Perché il processo di misurazione è tipicamente un processo aleatorio. L'aleatorietà da che nasce? Vigo ve l'avrà iniziato a dire, nasce dalla imprecisione dello strumento di misura. Nessuno strumento di misura ha una precisione infinita. Quindi la mia massa e il mio peso sono unici, ma la povera bilancia, per quanto voglio spendere per comprarla, ha una sua
pratica realizzazione che non le consente di fare le misure con precisione assoluta. Non solo, se io salgo sulla bilancia prima con un piede e poi con un altro, se io mi metto un po' sul bordo, cioè introduco nel processo di misurazione una serie di indeterminazioni che fanno sì che osservazioni successive possano essere diverse tra di loro. Ecco, uso un termine che è molto utilizzato in statistica, che è quello di osservazioni. Cioè io quando ho una grandezza aleatoria, io la osservo e quando la osservo ottengo di volta in volta valori diversi. Ad esempio, una grandezza aleatoria può essere, ad esempio, l'altezza di uno studente che sta seguendo il corso di misure industriali. Perché è aleatoria? Non perché varia la grandezza, l'altezza del singolo, ma perché io pescando nell'aula ogni volta pesco una persona diversa. Non è completamente, non sto inventando numeri, perché io ho identificato la mia variabile. La mia variabile è l'altezza di una persona presente in quest'aula. Ok? Quindi non confondiamo aleatorietà con può uscire qualunque cosa. È aleatorio quello che esce da un dado, ma non può uscire un valore diverso da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Allora, io passerei queste definizioni, le ritrovate e sono utili per poter fissare i concetti, ma ci passerei sopra e mi concentrerei viceversa su queste quantità su cui però arriviamo con una certa calma. La statistica ci serve nelle misure per due motivi. Se io faccio n misure, se io mi peso n volte, e poi una persona mi chiede quanto pesi, io non gli posso dare come risposta la tabellina con le 10 mie pesate, ok? Nel senso, se io faccio misure ripetute, n osservazioni dello stesso misurando, io devo poter descrivere la mia misura in maniera migliore che facendo l'elenco delle n misure, ok? Quindi la statistica mi serve per estrarre dalle n misure che cosa? Il mio obiettivo è sempre quello che vi ho scritto sulla lavagna un attimo fa. Io devo conoscere il mio miglior valore di x e la mia stima migliore dell'incertezza. Allora, la statistica mi serve, prese n misure, per conoscere il misurando e l'incertezza da associare al misurando. Che vuol dire? Vuol dire che ho fatto n misure e da queste tiro fuori misurando incertezza. Il mio è un approccio a posteriori, cioè ho fatto n misure e dopo aver fatto queste misure le elaboro per tirar fuori misurando e incertezza. C'è una parte della statistica che è tipicamente quella che elabora osservazioni prese da un certo misurando, che è quella che si chiama statistica descrittiva. La statistica descrittiva è tipicamente a posteriori, quindi faccio delle misure e da queste tiro fuori quello che mi serve. Posso usare però la statistica anche da un punto di vista previsionale, che è un altro
modo di utilizzare la statistica. Nel senso, se io ho fatto n misure, in qualche modo ho conosciuto più o meno la mia variabile aleatoria. Riesco in qualche modo a prevedere l'n più unesima? Cioè, c'è qualche strumento che mi consente a priori di prevedere il futuro? Allora, se questa era una statistica descrittiva, questo è un approccio di tipo, vedremo, probabilistico. È quello che io utilizzo se devo giocare d'azzardo, no? Io studio le estrazioni che sono avvenute in precedenza e cerco di prevedere la successiva. Questo è abbastanza chiaro in alcuni campi applicativi. Dobbiamo vedere che vuol dire questo per quando faccio delle misure. Vi faccio subito un esempio. Il costruttore costruisce uno strumento e per caratterizzarlo farà n misure, poi ve lo vende e vi deve dire che risultati ottenete quando utilizzerete questo strumento. Quindi voi avete anche bisogno di sapere come si comporta un certo sistema senza usarlo, prima di usarlo, ok? Allora, queste sono le due anime della statistica, statistica descrittiva e statistica di tipo probabilistico, che ci servono quando facciamo delle misure. Allora, partiamo da qualche rudimento di statistica descrittiva. Qual è un modo semplice di descrivere un insieme di n misure? Un primo modo di descrivere n misure è quello di costruire quelli che si chiamano istogrammi. Io penso che gli istogrammi li avete sicuramente conosciuti, oramai li si trova anche nei libri di scuole inferiori, anche alle medie fanno... Che cos'è un istogramma? Un istogramma non è nient'altro che un grafico bidimensionale. Sull'asse X trovate la vostra variabile e riportate in questo istogramma dei rettangolini di altezza proporzionale alle frequenze dei diversi eventi. Partiamo da una situazione semplice, così ci capiamo su che cosa sto dicendo. Se io ho un dado, gli eventi possono essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Quindi, se lancio il dado 50 volte, otterrò un certo numero di volte 1, un certo numero di volte 2. Se io qui ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, otterrò una serie di rettangoli. È ovvio che se lanciassi il dado infinite volte otterrei tutti i rettangoli della stessa altezza. Siccome l'ho lanciato 50 volte, otterrò un certo numero di volte l'1, un certo numero di volte l'2. È un grafico, appunto, dove qui riporto o il numero di volte in cui è avvenuta il singolo evento. In questo caso sto parlando di un grafico delle frequenze assolute. Sto dicendo che se io sommo le frequenze assolute con i, cioè il numero di volte che è uscito 1, il numero di volte che è uscito 2, il numero di volte che è uscito 3 e così via, che cosa ottengo? N, il numero di volti lanci che ho effettuato, ok? Se io lancio 50 volte, il numero di volte che è uscito 1, il numero di volte che è uscito 2, 3, 4, 5, 6, deve fare N. Ragazzi, siccome sono concetti penso abbastanza semplici, io vado abbastanza rapido, però
raffermatevi, fermatemi o rallentatemi quando viceversa o vado troppo veloce o dico delle cose che non vi sono chiare. Esiste anche un istogramma delle frequenze relative, nel senso che io anziché riportare 5, 6, ancora 5 e così via, io riporto il numero di volte che è avvenuto un certo evento diviso il numero di eventi totali. Vuol dire che la frequenza relativa iesima è pari alla frequenza assoluta diviso il numero totale di eventi che ho considerato. È ovvio che la sommatoria delle frequenze relative con I sarà pari ad 1. Se voi avete che la somma di questi elementi è pari ad n, quando ognuno di questi lo dividete per n, vuol dire che la somma totale delle frequenze relative è pari a 1. Allora, è evidente che una rappresentazione del genere già vi fa capire qualcosa. Se voi rimettete su un grafico questi dati, ecco, vi accorgete se il dato è truccato o no, no? Se tenete uno di questi, oppure lanciature in qualche modo a qualche trucco per ottenere sempre lo stesso numero, no? Cioè, rispetto ad avere una tabella dove trovate 3, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3, cioè è già una descrizione delle n osservazioni un pochino più friendly, più comoda da vedere. Non abbiamo quasi mai noi delle grandezze discrete. Quando facciamo misure non ci capita quasi mai di avere da misurare una grandezza che vale un numero limitato di valori. Generalmente andiamo a misurare grandezze che variano con continuità, il peso, la temperatura, tensioni, correnti. Vuol dire che è semplicemente un po' più complicato costruire questo istogramma. Come lo vado a realizzare? Se ho fatto le n misure, queste n misure andranno tra un valore minimo e un valore massimo. Prendo il valore minimo, prendo il valore massimo e suddivido questo intervallo di valori in un certo numero di classi, un certo numero di intervalli. Generalmente si realizzano intervalli equispaziati. Quante classi scelgo? Non esiste una regola, è una descrizione qualitativa del mio fenomeno, quindi non esiste una regola rigida. Esistono delle regole empiriche, una che vi è semplice da applicare è che 2 alla m deve essere uguale ad n, con m numero delle classi. Sto dicendo che se ad esempio avete 50 come n, potete scegliere m pari a 5, 2 alla quinta fa 32, o 6, 2 alla sesta fa 64. Quindi, o fate un istogramma con 5 intervalli, o fate un istogramma con 6 intervalli. Ok? Una volta che avete suddiviso questo intervallo in una serie di classi, il rettangolino sarà alto a seconda di quante volte la misura è caduta in questo intervallo. Quindi se questo è x con 1 e questo è x con 2, questo è x con 3 e così via, questo sarà alto 6, sarà alto 7, sarà alto 8, se le misure sono cadute 8 volte tra x con 2 e x con 1.
quindi anche qui potete andare a raccontare in maniera grafica le vostre osservazioni. Scusami. Però abbiamo detto che il nostro obiettivo non è quello di riportare i dati su un grafico. Il mio obiettivo è sempre stimare il misurando e stimare l'incertezza di misura. Quindi, sì, questi grafici sono comodi, ma non sono proprio il mio obiettivo. Il mio obiettivo sarebbe identificare quelli che in statistica si chiamano parametri di tendenza centrale, cioè io ho fatto una serie di osservazioni, ma queste dove vanno a, mi viene, dove vanno ad apparare, ma diciamo termini più, dove si vanno a concentrare? Se io da 50 misure devo tirar fuori un unico numero, qual è il miglior numero da dare? Parametri di tendenza centrale. Ma dire soltanto il miglior numero non mi serve, perché una cosa è se io do un risultato e tutte le misure stanno concentrate in quel punto, una cosa è se io do un numero e le misure stanno tutte sparpagliate. Quindi oltre al parametro di tendenza centrale mi servirà dare anche un parametro di dispersione. Anche qui ci viene in aiuto la statistica, nel senso la statistica ci propone tre parametri di tendenza centrale: moda, mediana e media. Vediamole rapidamente e poi capiamo quale di queste è quella che ci è più comoda quando facciamo delle misure. La moda. Allora, la moda è un termine utilizzato anche nel linguaggio comune. Quando è che una cosa è di moda? È di moda quando il maggior numero di persone la utilizza. Vuol dire che se io ho due dadi e li lancio, voi sapete che se li lancio un numero sufficiente di volte, due dadi, il numero che esce più spesso è 7, perché è quello che proviene dal maggior numero di combinazioni: 1 è 6, 2 è 5, 3 è 4, 4 è 3, 5 è 2, 6 è 1. Quindi se i dadi non sono truccati e li lancio un certo numero di volte, 7 è la moda, cioè è quello che esce più volte, è il rettangolo più alto. Quindi se io ho un istogramma, la moda è il rettangolo più alto. Cosa succede se io ho fatto delle misure e ottengo una cosa del genere? Allora, in statistica questa si chiama una distribuzione bimodale. Ho due mode. Attenzione, sono due mode non necessariamente con questi due rettangoli di identica ampiezza. Cioè, se anche questo fosse 15 e questo fosse 14, è comunque bimodale. Cioè, ho due grattacieli, non ho un unico punto centrale. Allora, se voi facendo delle misure vi trovate una situazione del genere, ricordiamoci, stiamo immaginando di fare n osservazioni dello stesso misurando, non sto immaginando di vedere fenomeni diversi, sto osservando un unico misurando. Se io facendo, ecco, se io faccio le vostre altezze
Le vostre altezze è probabile che tengano una distribuzione bimodale, perché sicuramente gli uomini e le donne hanno molto probabilmente delle mode diverse come altezze. Allora, se sto osservando le vostre altezze, non c'è niente di anomalo di una distribuzione bimodale, anzi, molto probabile, no? Se sto facendo delle misure e ottengo una distribuzione bimodale, sicuramente c'è qualche problema. Se io faccio delle misure ripetute e ottengo una distribuzione bimodale, la situazione più probabile qual è? È che mentre facevo le misure, il misurando mi è cambiato da sotto. Se io facevo, pensavo di osservare sempre lo stesso misurando, temperatura, misuro 50 volte la temperatura, a un certo punto c'è una persona che ha aperto la porta, la temperatura si è abbassata, io non me ne sono accorto, o si è acceso il riscaldamento, il condizionamento. Allora, siccome io, come vedremo tra un attimo, queste n misure le uso tutte insieme per tirar fuori il misurando, se viceversa sono non n osservazioni dello stesso misurando, ma sono n osservazioni ma di un misurando che mi è cambiato da sotto, si accende una lampadina rossa che mi dice: attenzione, non le puoi usare tutte insieme, perché se no ottieni una stima del misurando che non è né quello della prima parte delle mie misure né quello della seconda, ma una strana fusione delle due informazioni. Ok? Cosa si intende per mediana? Per capire più agevolmente il concetto di mediana, conviene farvi vedere un altro tipo di istogramma. Io vi ho parlato solo di istogramma delle frequenze assolute e di istogramma delle frequenze relative. Esiste anche un altro istogramma, che è quello delle frequenze cumulate. Cos'è un istogramma delle frequenze cumulate? Quando parlo di istogramma di frequenze assolute o relative, sto realizzando un grafico in cui l'altezza del rettangolo è proporzionale al numero di misure che mi cadono tra x con 2 e x con 1. Il rettangolo successivo è proporzionale al numero di misure che mi cadono fra x con 3 e x con 2. Questo, frequenze relative, frequenze assolute. In un caso le riporto in valori assoluti, in un altro caso diviso n, ma cambia solo l'asse. Non ve l'ho specificato prima, ma è evidente che l'istogramma delle frequenze assolute, l'istogramma delle frequenze relative, come fotografia è identico, cambia solo l'asse, perché se io ho un asse dove ho 3, 5, 7 e un altro asse dove ho 3 diviso 50, 7 diviso 50, cioè è solo la scala che cambia, ma i rettangolini restano della stessa altezza. Le frequenze cumulate, viceversa, in ogni rettangolo c'è un'altezza che è proporzionale al numero di x che sono inferiori o uguali all'estremo superiore dell'intervallo. Allora, se chiamo x con 2 il valore massimo di questo intervallo, questo rettangolo è proporzionale al numero di misure più piccole di x con 2. Qui il numero di misure più piccole di x con 3. Qui il numero di misure più piccole di x con 4. Si cumulano. È evidente che questi rettangoli, potrà mai capitare che un rettangolo successivo è più basso di un rettangolo precedente? Impossibile. Il numero di misure inferiori a x con 5
è maggiore del numero di misure inferiore a x con 4, è maggiore del numero di misure inferiore a x con 3 e così via. Sto accumulando. Quanti di voi sono più alti di un metro e mezzo? Quanti di voi sono più alti di 1,40 m? È ovvio che man mano più bassi di, non più alti. Quanti di voi sono più bassi di 1,40 m? Nessuno. 1,50 m? Uno. 1,60 m? Tutti quelli che erano alti più di 1,40 m, più quelli che sono più alti di 1,50 m. Vado per forza a accumulare. Il valore, quanto è alto l'ultimo rettangolo? Quanto è alto l'ultimo rettangolo? N. Cioè, quanta gente è più bassa di 2,10 m? Tutti. Volevo evitare che si alzasse, dicevo 1,90 m, si alzasse qualche per tipo. Allora, si cumulano. Allora, perché ho messo in mezzo questo istogramma delle frequenze cumulate? Ah, è ovvio che questo è alto n se sto facendo frequenze cumulate assolute. È alto 1 se sto facendo le frequenze cumulate relative. La mediana è quel valore maggiore del 50% dei valori che sono usciti. Allora sto dicendo che se ho una distribuzione cumulata in cui arrivo fino ad n, mi metto ad n mezzi e questa è la mediana. La mediana avrà 50% delle misure più piccole, 50% delle misure più grandi. Come si fa a fare la mediana se avete dei valori numerici? Mettete i valori in ordine e poi prendete il valore centrale. Se volessi sapere la mediana delle vostre altezze, metterei, voi siete 80, metterei tutti 80 altezze in ordine e poi prenderei il valore al centro. Questo valore al centro è più grande della metà di voi, più piccolo della metà di voi. È evidente che la mediana, se siete in numero dispari, è il valore del numero al centro, se siete in numero pari è il valore che sta a metà tra i due valori che stanno al centro. Se foste 100 vi trovate tra il 50° e il 51° valore, se siete 99 è il 49, è il 50°. Allora, che cos'è la media? La media è definita come la sommatoria delle misure che avete effettuato diviso il numero di misure che andate ad effettuare. Si indica generalmente mettendoci la bacchettina sopra. E di tutti i parametri di tendenza centrale a cui ho fatto riferimento, è quello che quando facciamo misure è quello che andiamo ad utilizzare. Ve ne do una, chiamarla dimostrazione è un termine troppo altisonante, ve ne do una piccola motivazione un po' più matematica che la mia semplice affermazione, usate questo e zitto, ok? Abbiamo detto che il mio obiettivo quando faccio tante misure è che io voglio trovare, queste sono delle mie misure, e io voglio trovare qual è quel valore che è il più vicino possibile a tutte le misure che ho effettuato, no? Ora, non so se il professore Vigo vi ha parlato di errore. L'errore cos'è? Quando uno sbaglia, no? Se io il mio centro è
50 gradi, se io dico 51 sbaglio di un grado. Quindi il termine errore è brutalmente la differenza fra quello che io misuro e quello che dovrei misurare se io fossi in grado di conoscere la verità. Allora, è ovvio che se io faccio tante misure, il mio obiettivo è conoscere quel valore che rende più piccoli gli errori, perché se rendo più piccoli gli errori vuol dire che quello è il valore giusto, è quello che sta in quella posizione centrale tale che i diversi errori alla fine sono minimi. Vuol dire che io devo cercare di minimizzare la somma delle differenze tra le singole misure e questo x asterisco che sto cercando di determinare. Cerchiamo di capire chi è questo x asterisco. C'è un piccolo problema. Questi sono gli errori, questa è la somma degli errori. Se voi vi prendete gli errori e li andate a sommare brutalmente, non va bene, perché immaginate di fare un errore per eccesso di un grado e un errore per difetto di un grado. Se li andate a sommare ottenete 0, ma mica non avete fatto errori, una volta avete sbagliato di più 1 e una volta avete sbagliato di meno 1. Vuol dire che quando io vado a sommare gli errori, per me errori positivi e errori negativi sono sempre errori. Non è che sbagliare in eccesso e sbagliare in difetto si compensano. Allora, in che modo posso far sì che questo concetto, che è abbastanza naturale, no? Cioè errori positivi e negativi si devono sommare, non si possono elidere. Qual è il modo per far sommare errori sia positivi che negativi? Abbiamo due strade semplici per far sì che le somme, o usare il valore assoluto, ma il valore assoluto è una funzione scomodissima. L'avete studiato in analisi, quando c'erano le funzioni da studiare col valore assoluto vi venivano i sudorifri. Molto più semplice metterci il quadrato, perché il quadrato comunque trasforma in positivi sia le differenze positive che quelle negative, ed è una funzione più semplice. Anche perché stiamo per andare a fare la derivata, perché capire qual è l'x che minimizza questa somma equivale a fare la derivata di questa rispetto a x asterisco e uguagliarla a 0. Allora, derivata di questo, allora io ho la sommatoria x con i quadro meno 2x asterisco x con i più x asterisco al quadrato. Quando vado a fare la derivata, questo termine non ci sta, questo termine diventa sommatoria meno 2x con i più 2x asterisco. E questa la devo mettere uguale a 0. 2, 2 se ne vanno, quindi ottengo questo termine, lo porto dall'altra parte, ottengo sommatoria x asterisco uguale sommatoria x con i. Che vuol dire sommare n volte lo stesso valore? X asterisco è un numero, no? Mentre somma di x con i vuol dire che sommo ogni volta valori diversi. Qua è sempre lo stesso numero, quindi questo equivale a n x asterisco uguale somma x con i. Ecco che x asterisco, questo numero che mi minimizza questi errori, è proprio la media matematica. Qualcuno di voi più scettico può dire grazie. Il professore Betta prima ci ha messo il quadrato perché ha detto che gli era antipatico il valore assoluto, poi fatte le derivate, diciamo, se l'è cantata e se l'è suonata, cioè ha ottenuto quello che voleva ottenere perché ha fissato lui alcuni dei dati di contesto. È vero, però è anche vero che tutte le cose che
che ho detto sono delle ipotesi credibili, ossia minimizzare la ricerca del valore che minimizza gli errori è l'obiettivo quando io faccio misure. Per cui, per questo vi dicevo, non è una dimostrazione matematica, ma è un supporto all'aver scelto quell'indicatore. Allora, tutta questa chiacchierata per dire che come parametro di tendenza centrale useremo la media. Se io faccio n misure e voi mi dite la media vale 20, non mi avete ancora dato. Ti sei perso? No, non leggo. Sì. Allora, questa trattazione matematica e questa è la media. Quindi questa grandezza qua che io cercavo è proprio x. Allora, vi dicevo, il parametro di tendenza centrale da solo non mi soddisfa pienamente, perché io potrei avere tutte le misure che coincidono con la media, ed è una cosa, le misure sparpagliatissime è una media. Le due situazioni sono completamente diverse. Una cosa è avere 50 valori misurati che coincidono con un numero, una cosa è avere 50 misure sparpagliatissime la cui media è quel numero. Ecco che il parametro di tendenza centrale da solo non serve a nulla, va agganciato. Ecco perché quando facciamo delle misure, per noi il valore del misurando con la sua unità di misura non è una misura. Cioè, se voi non date anche un'indicazione di come le misure si disperdono intorno al valore che fornite, non è una misura utilizzabile a nessuno scopo pratico. Allora, attenzione, se voi volete sapere quanto pesate, a voi non è che vi interessa tante filosofie, a voi vi interessa sapere se pesate 90 kg o 70 kg, ok? Ma se dovete fare una multa in autostrada a una persona e gli dite ho misurato 120 km all'ora, lui dice un attimo, come l'hai misurato questo valore? Che incertezza ha? È un'incertezza tale da garantire che questo numero che mi hai dato è tale per cui mi puoi fare 100 euro di multa e togliermi dei punti alla patente? Quindi tutte le volte che per me una misura deve essere poi legata ad un effetto di tipo economico sanzionatorio, devo fare una multa a un'azienda perché inquina troppo, devo fare una multa ad una radio perché inquina troppo da un punto di vista elettromagnetico, devo fare una multa all'Enel perché mi fornisce l'energia elettrica con una variabilità troppo elevata, oppure se io sto facendo un controllo di un processo industriale e voglio sapere se quel processo industriale sta funzionando così come l'avevo progettato, io devo fare delle misure caratterizzate da un'opportuna incertezza, perché sennò queste misure non mi servono. Allora, mi servono i parametri di dispersione, anche qui ne abbiamo 3 o 4 e poi capiamo quale ci serve. Abbiamo uno che addirittura là non è neanche segnato perché è abbastanza poco utile, non ne ho una traduzione italiana efficace. Il range, che cos'è il range? Massimo meno minimo. È molto grossolana come indicazione di dispersione, perché voi potreste avere su 50 misure, immaginate 48 che coincidono con la media, poi una che è finita qui per sbaglio, una che è finita qua, il range è comunque x massimo meno x minimo, diverso è se di queste 50 misure 25 sono x minimo e 25 sono x massimo. Capite bene che la dispersione è completamente diversa dei dati. Avete poi la deviazione media.
deviazione media, sommate gli scostamenti fra le misure e la media, facendone il valore assoluto e dividendo per il numero di misure. Come vi ho detto prima, questa grandezza, che pure trovate sui libri di statistica, non ha avuto particolare fortuna da un punto di vista applicativo per colpa della funzione modulo, perché la funzione modulo è una funzione scomoda da gestire. L'equivalente di questa, che utilizza viceversa il quadrato, è la cosiddetta varianza, che anziché fare il modulo fa l'elevazione al quadrato. Quindi la varianza è x con i meno x medio al quadrato diviso n. Non è quella che utilizzeremo, perché questa grandezza, che è comoda, cioè il quadrato, non crea particolari problemi, ha una problematica di base. Non è omogenea col misurando. Che vuol dire non è omogenea col misurando? Se voi state parlando di temperature, i valori misurati sono temperature, il valore medio è temperatura, temperatura meno temperatura fa temperatura, temperatura al quadrato fa temperatura al quadrato. La varianza ha un'unità di misura che è pari a gradi al quadrato. Se state facendo pesi, chilogrammi, chilogrammi, chilogrammi quadri. Ok, quindi siccome il vostro obiettivo, ricordiamocelo sempre, è il famoso x più o meno u, mi serve un parametro di dispersione omogeneo con il misurando. Questa ha un'unità di misura che è pari a quella del misurando elevato al quadrato. Ok? Quindi non è comodo. Esiste, viceversa, un'altra grandezza che si chiama sigma, che si indica con sigma, scusate, e che prende il nome di scarto tipo, deviazione standard, scarto quadratico medio. Trovate varie denominazioni di questa stessa variabile, che non è nient'altro che la radice quadrata della varianza, ossia la radice quadrata della sommatoria di x con i meno x medio elevato al quadrato diviso n. Non a caso spesso trovate indicata la varianza come sigma quadro, è perché di fatto non è nient'altro che il quadrato. Allora, certo, questa risolve il problema dell'unità di misura, perché avendo fatto la radice quadrata siamo ritornati all'unità di misura che ci piace. Dirvi che la radice quadrata sia una funzione comoda vi direi una sciocchezza, nel senso nessuno di noi la sa fare a mano, però oramai le macchinette fanno sì che non abbiamo problemi a gestirla. Allora, come vedete, nella realtà qui trovate una formula leggermente diversa. Innanzitutto, anziché usare sigma, usa S, e qua vedete comparire un n-1. Vediamo di arrivarci per gradi. Nel senso che se un professore di statistica vedesse questa formula arriccerebbe il naso. Perché? Perché questa formula avrei dovuto scriverla in questo modo. Sigma uguale
radice quadrata della sommatoria di x con i meno mu al quadrato diviso n. Che differenza c'è fra x medio e mu? Esiste una convenzione in statistica. Si usano le lettere greche per indicare le caratteristiche che sono della popolazione, cioè quelle vere. Cioè la differenza che c'è fra mu e x medio è che mu è la media se facessi infinite misure, cioè quella effettiva. X medio è quella viceversa che io stimo in che modo? È facendo una somma di valori e di n valori. Non è la vera mu, è una mu che io ho stimato, che ho calcolato, perché anziché avere infinite misure ne ho solo n. E noi nella pratica l'abbiamo questa mu? Noi non l'abbiamo praticamente mai, tranne in casi molto particolari dove ci è noto per definizione il valore del misurando e l'unico nostro obiettivo è capire la dispersione intorno al misurando, però sono casi veramente rari. Nella maggior parte dei casi non possiamo scrivere la formula che tiene qui dentro la mu. Allora, che succede quando io al posto di mu metto la sua stima? Vuol dire che io non ottengo, non calcolo la vera sigma, ma ne calcolo una sua stima. Anche qui, quando passo dalla grandezza effettiva ad una sua stima, uso una lettera che non è quella greca, e quindi giustifichiamo il fatto che lì ho trovato la S. Allora, si potrebbe dimostrare, ma ve lo risparmio e me lo risparmio, che la sostituzione della media con la stima della media si traduce nel dover dividere al denominatore non per n ma per n meno 1. Allora, vi do prima il risultato e poi cerco di convincervi del fatto che questa formula è più adatta a fare quello che a noi serve. Vediamolo con un esempio. Se voi avete una sola misura, quanto vale la media? X medio coincide rigorosamente con x con 1. Quanto vale la S? E se x con 1 meno x con 1 fa 0, 0 diviso 1, se dividessimo per n, la sigma calcolata dividendo per n varrebbe 0. Allora, se io arrivo a una persona e dice: vabbè, ma quanto vale il misurando? Il misurando vale x con 1, e quanto vale l'incertezza e quanto vale la dispersione? Vale 0. Cioè voi state dicendo che non solo il valore del risultato è un certo valore, ma la dispersione è nulla. Quando invece voi di quanto sia elevata la dispersione non avete nessuna informazione, ragazzi, perché da una sola misura non si ha nessuna informazione se avrete delle misure disperse o no, e quando iniziate a fare la seconda che iniziate a capire che aria tira. Immaginiamo di avere due misure, x con 1 e x con 2. La media sarà x con 1 più x con 2 diviso 2. Quanto vale la sigma? Allora io faccio x con 1 meno x medio più al quadrato più x con 2 meno x medio al quadrato, ok?
ok? Diviso 2 tutto sotto radice quadrata. Allora, se io vi dico quanto vale la media e calcolo il primo scarto, secondo voi il secondo scarto lo conoscete o non lo conoscete? Se io vi dico, avete due misure, vi dico il primo scarto rispetto alla media, il primo scarto rispetto alla media è 3, qual è l'altro scarto rispetto alla media? Meno 3. Cioè la media è sempre fatta in maniera tale, quando ho due misure, che si piazza a 100. Quindi se conosco uno scarto, l'altro è vincolato. È come se stesse, se aveste un sistema di equazioni in cui avete una equazione che è linearmente dipendente dalle altre e la usate due volte. Cioè, siccome voi avete usato le due misure per calcolare la media, non potete usare le stesse due misure per calcolare anche lo scarto, perché il primo scarto lo potete calcolare, ma il secondo già l'avete usato. Allora, questo in statistica si dice che avete un minor numero di gradi di libertà. I vostri gradi di libertà non sono più n, ma sono n meno 1, perché un grado di libertà ve lo siete giocato per calcolarvi la media. Questa è la formula che dovrete usare per calcolare la dispersione. Perché? Perché la media la calcolerete sempre voi. È evidente che la differenza fra sigma ed s, se n cresce, diventa trascurabile. Al di sopra delle 30 misure, di fatto s e sigma sono praticamente coincidenti. Tenete presente che in quasi tutte le macchinette calcolatrici trovate quelle con un'impostazione scientifica, vabbè che oramai le macchinette sono state abbondantemente sostituite da application varie. Comunque, ad esempio, un applicativo su cui spessissimo si fanno calcoli statistici è proprio il foglio elettronico Excel. Se voi usate Excel per fare i calcoli statistici, avete la funzione media, e vabbè, media di una certa colonna vi fa la media. Se voi gli chiedete la sigma, lui ha due funzioni, dev.std e dev.std.pop. Allora, una è la deviazione standard e una è la deviazione standard della popolazione. Allora vuol dire che la deviazione standard della popolazione è dove lui divide per n. La deviazione standard è quella dove divide per n-1. Quindi, siccome in qualche caso i due valori sono diversi, state sempre attenti quale state calcolando, perché in qualche caso la differenza può essere non trascurabile. È stata un lucido faticoso. No, no, ragazzi, non fate di bello. Allora, è che io non so, Vigo a che ora arriva qua in aula? 9:15. No, allora io di solito preferisco arrivare alle 9:30 e fare tutta una tirata, perché venendo a Napoli non riesco mai a garantire precisamente l'orario di arrivo. Comunque, giovedì, lunedì viene ancora Vigo, e poi martedì, giovedì prossimo vengo io. Quando siamo un po' più stabili in volte successive, iniziamo un po' dopo, ma non ci interrompiamo. Prima di passare al lucido successivo, mi serve, magari finiamo 10 minuti, così prendete fiato prima di riso. Allora, c'è un passo successivo che vi chiedo di fare sulla parte descrittiva. Stiamo parlando ancora di n misure,
siamo stati in grado di tirar fuori un parametro di tendenza centrale che abbiamo detto essere la media e un parametro di dispersione che abbiamo detto essere S radice quadrata della sommatoria degli x con i meno x medio al quadrato diviso n meno 1. In realtà, quando io scriverò x più o meno incertezza, questa incertezza è l'incertezza di quello che metto qui. Ok? Ma qui che cosa ho detto che vado a mettere? Ho detto che vado a mettere la media. Allora, siamo certi che la S, questa scritta qua, è proprio la dispersione della media? Per capire di che cosa sto parlando, immaginiamo di fare n medie successive. Cioè io ho un misurando, faccio una serie di misure e calcolo la media. Poi faccio un altro insieme di misure e calcolo la media. Poi faccio un terzo insieme di misure e calcolo la media. X medio con 1, X medio con 2, X medio con 3. Secondo voi le misure si disperdono in maniera analoga a come si disperdono le medie? Come vedete le medie sono molto più vicine tra di loro di quanto non siano dispersi i singoli valori. Allora forse questa grandezza non è quella che mi interessa. Sto dicendo che dobbiamo provare a considerare la media a sua volta come una variabile aleatoria di cui voglio conoscere la media, quindi la media delle medie, e la sigma. Allora, quanto vale la media delle medie? Sembra uno scioglilingua. È la sommatoria per j che va da 1 ad m degli x medio con j diviso m. X medio con j è la sommatoria con i che varia da 1 ad n di x con i j diviso n. Questa è la singola media, poi prendo tutte le medie e le medio tra di loro. La sigma, la S delle singole misure, io prendo tutte le misure. Quante misure ho se faccio n misure, poi n misure, poi n misure m volte? M per n misure, no? La S complessiva quanto sarebbe? Sarebbe la sommatoria sommatoria in n di x, j diviso m per n. Scusate, questa è la media. La media complessiva. Vedete che la media complessiva e la media delle medie coincidono. Cioè se qua dentro andate a mettere x medio con j, andate a mettere la formula, vi trovate la stessa cosa. Vuol dire che se io prendo tutte le misure e ne faccio la media, oppure prendo le misure, ne faccio la media, poi prendo le medie e ne faccio a sua volta la media, finisco sempre in questa crocetta al centro. Quindi con le medie non c'è variazione
tra la media complessiva e la media fatta a pezzettini. Cosa succede invece alla sigma? La sigma delle medie come sarà? Sarà la sommatoria con j che varia da 1 ad m, radice quadrata, di x medio con j meno x medio medio al quadrato diviso m meno 1. Che parentela c'è fra questa S e la S delle X? Vedete, visivamente si vede chiaramente che le singole misure sono molto più disperse di quanto non siano disperse le medie. Anche qui si potrebbe dimostrare, ma lo facevo un po' di anni fa, adesso sono passati un po' di tempo. La S delle medie è pari alla S delle singole grandezze diviso radice di n. Allora, sto dicendo che la media è una variabile aleatoria con una dispersione molto più piccola di quanto non sia la dispersione delle singole misure. Scopriremo, quando andremo a vedere la guida ISO, che la S della media sarà proprio quella che utilizzeremo per calcolare l'incertezza di misura. Quindi questa formula, dove qui dentro ovviamente c'è questa sommatoria con questa radice quadrata, sarà proprio quella che uscirà fuori nella guida. Facciamo una piccola considerazione aggiuntiva. Diviso radice di n. Che cosa sto dicendo? Che se io faccio 1000 misure, 10.000 misure, 100.000 misure, teoricamente potrei portare l'incertezza a 0. C'è una divisione per radice di n. La radice è una funzione lenta, quindi vado a 0 ma non velocissimamente, però teoricamente posso andare a 0. Dove sta il trucco? Cioè, perché non riesco a fare delle misure con incertezza infinita? Allora, secondo voi, perché n, quando faccio misure n, poi più di tanto non può essere? Allora, altrimenti non si finirebbe mai di misure. Allora, c'è sicuramente un problema di tempi. Cioè, ci vuole troppo tempo. Dice, vabbè, ma io metto il calcolatore a fare le misure. Allora, tenete presente, quando si dice tempi si dice sempre costi, cioè fare misure, impiegare molto tempo vuol dire anche automaticamente spendere di più. Il vero problema è che sono stato un poco generico quando vi ho detto faccio n misure dello stesso misurando. Che cosa intendo per misure ripetute dello stesso misurando? Facciamo sempre l'esempio di voi che salite sulla bilancia la mattina. Salite sulla bilancia, leggete il peso. Secondo voi è una misura ripetuta se io leggo il peso? Così sembro un cretino, lo so. Ma immaginate, quando c'è l'operatore, un operatore che legge 100 volte lo stesso numero e non fa 100 misure ripetute, sembra uno scemo. Se voi la lettura la fate fare a un computer, il computer, se voi gli dite leggi, lui è velocissimo, non ci impiega niente a leggere 100 volte la stessa misura.
ma non sta facendo 100 misure ripetute, sta leggendo 100 volte lo stesso numero, che non è questo. Allora, per me una misura ripetuta, questo diciamo, codificatelo bene nella vostra mente, è una effettuazione di una nuova misura scorrelata rispetto alla precedente, uso ora due termini, ve li spiego un po' meglio, spazialmente e temporalmente. Allora, temporalmente si capisce. Questo può ripetere un po'. Per me una misura ripetuta del misurando è quando due misure ripetute devono essere tra di loro scorrelate temporalmente e spazialmente, non devono avere niente a che vedere da un punto di vista temporale. Allora, temporale è l'esempio che vi ho fatto prima, cioè se io leggo velocissimamente più volte la misura non sono scorrelate temporalmente, sto leggendo 10 volte lo stesso valore. Scorrelate spazialmente, immaginate che vi dico di misurare la temperatura in questo punto della stanza. Allora, vuol dire che io metto un termometro in questo punto, poi devo levarlo e rimetterlo, levarlo e rimetterlo. Sì. Perché? Perché ogni volta che vado a riposizionare lo strumento, questo strumento lo posso posizionare in un posto leggermente diverso da quello precedente. Ed è proprio questa l'indeterminazione che io vado a caratterizzare facendo misure ripetute. Io devo scendere dalla bilancia e risalirci una volta dopo. Scendere e risalirci. Devo prendere il termometro e metterlo in questo punto, levarlo, prendere il termometro e rimetterlo in questo punto, perché è questa la variabilità che io sto andando a caratterizzare. Se io viceversa lo metto in questo punto e lo lascio lì, non sono scorrelate spazialmente. Ok? Allora, questo mi equivale a dire che nella pratica applicativa noi più di 10, 20 misure ripetute non riusciremo mai a fare o immaginare di fare, perché altrimenti i costi salirebbero, anche perché le misure devono essere effettivamente tra loro scorrelate. Nel frattempo scorrelo le misure, passa del tempo, qual è l'altra cosa che mi crea problemi? È che il misurando mi può variare. Se io pretendo di fare un milione di misure scorrelate tra loro spazialmente e temporalmente, alla fine chi mi garantisce più che il misurando è lo stesso di quando ho iniziato? Allora, possiamo passare a quella che è la statistica a priori, nel senso che se io devo fare una previsione di quello che succede dopo aver fatto n misure, e io devo immaginare un modello di comportamento. Allora, in qualche caso i modelli di comportamento sono banali, no? Il modello di comportamento testo-croce è un modello banale, 50% di volte esce testa, 50% di volte esce croce. Il dado, un dado non truccato, è un sesto la probabilità del singolo valore. Vedete, voi lo state facendo, è un'affermazione che potete fare senza lanciare il dado, senza lanciare la moneta. Prima, perché? Perché conoscete il modello di comportamento del vostro fenomeno fisico. La probabilità di un evento come viene definita? Viene definita come il numero di eventi favorevoli
diviso il numero di eventi totali. Quindi la probabilità che esca 1 è un sesto. 1 è l'evento favorevole e 6 è il numero di eventi totali. La probabilità che esca 2 in un lancio di due dadi, dovete vedere quali sono le varie diverse combinazioni dei dadi e sopra sapete bene che può uscire in due situazioni soltanto, 1 e 1 in una sola possibile combinazione. Esistono tutta una serie di strumenti di calcolo combinatorio su cui ovviamente non ci soffermiamo. Viceversa, proviamo a vedere cosa succede se proviamo a ritornare sugli istogrammi e proviamo a trasformarli in un modello probabilistico. Che vuol dire trasformarli in un modello probabilistico? Vuol dire che io dovrei immaginare di avere infinite misure. Se io ho infinite misure, che succede al mio istogramma? E dite voi, è più preciso, no? Perché riporto tutti i dati. Vi ricordate quanto vale il numero delle classi? Vi ricordate, il numero delle classi era legato ad, ad n, 2 alla m era uguale ad n. Ma se le misure sono infinite, le classi quanto diventano? Infinite pure loro. Classi infinite, che vuol dire? Vuol dire quanto diventa grande la classe? Zero. Ecco che l'istogramma delle frequenze degenera in una curva. Questa curva, la F, diventa una curva di distribuzione di probabilità. Vuol dire che io tra due x con i, x con 1 e x con 2, ottengo un'altezza che è proporzionale al numero di volte che l'evento cade tra x con 2 e x con 1. Quello che prima era l'altezza dell'intervallo diventa adesso l'area sottesa dalla curva. Tant'è vero che se fate l'area di una curva di distribuzione di probabilità, l'integrale di p di x in dx tra meno infinito e più infinito quanto vale? Quanto va, quant'è la probabilità che un valore cada tra meno infinito e più infinito? 1. Se vi ricordate, 1 era la somma degli eventi in una distribuzione di una istogramma di frequenze relative. Ricordate, quando sommavate tutte le frequenze relative ottenevate 1. Lo stesso succede in questo tipo di curva. È un discorso io soprassederei su queste cose. Un altro piccolo passo e poi vi saluto. Dici tu, meglio dire arrivederci prima, fa educazione. Vabbè, allora, il mio obiettivo è sempre quello di, dato una misura, che cosa ho detto? Ho detto che per me fare una misura equivale a identificare un intervallo entro cui cade il misurando con un certo livello di confidenza. Allora la mia domanda sarà sempre questa:
che probabilità c'ho che una mia misura cada tra due valori qualunque? Cioè il mio problema è risolvere integrali di questo tipo. Integrale da x con 1 a x con 2 di p di x in dx. Allora, al di là del fatto che nessuno di noi ama fare gli integrali, no? È ovvio che di curve di distribuzione di probabilità ne esistono infinite. Se aprite i libri di statistica trovate numerosissime. Beh, abbiamo detto che di istogrammi possiamo fare l'istogramma di qualunque cosa, di quanta istogramma delle altezze in questa classe, l'istogramma dei pesi, istogramma delle misure di temperatura in un certo intervallo di tempo in un certo punto di questa stanza. Diciamo, posso fare istogrammi qualunque. Fortunatamente, quando parlo di misure, si può vedere che la curva di distribuzione di probabilità che si adatta abbastanza bene alle misure che io effettuo è una curva abbastanza tranquilla. È una curva fatta così, come vedete, è una curva simmetrica rispetto ad un valore, al suo valore massimo. È una curva in cui moda, media e mediana coincidono. La media coincide con la moda ed è anche la mediana. Vedete, il 50% dei valori, quest'area qua è pari a 0,5 e quest'area qua è pari a 0,5. La distanza che c'è tra media e punto di flesso di questa curva, punti di flesso vi ricordo è dove la pancia della curva cambia, pancia verso l'alto, pancia verso il basso, è pari proprio alla deviazione standard, allo scarto quadratico medio di questa curva. Stiamo nel mondo delle probabilità, quindi come vedete uso solo lettere greche, cioè è tutto un discorso di modello. Non c'è più, non ci sono più le misure che ho effettuato. Questa curva si chiama curva normale o curva di Gauss. Questa curva ha una formula matematica codificata, e non è che è proprio una formula matematica semplice, è un esponenziale. Chi di voi affreschi gli esami di analisi sa bene che l'integrale e l'esponenziale non è proprio di quelli che si fanno diciamo tranquillamente. Per fortuna è possibile su questa curva effettuare una trasformazione di variabili. Vabbè, dai, vi ho persi. Vabbè, ci ritorna, si aggancerà più o meno da queste parti Vigo giovedì. Va bene? Arrivederci.